La ricostruzione post-sismica dei 56 comuni terremotati abruzzesi durerà in media altri 10 anni. Non è una profezia, ma un sensato cronoprogramma calcolato dal titolare dell'Ufficio speciale della ricostruzione dei comuni, Paolo Esposito, sulla base dell'attuale ritmo di approvazione dei progetti e di apertura e chiusura dei cantieri. Ad oggi, al ritmo attuale di emissione a contributo e con il ritmo attuale di apertura cantieri, abbiamo stimato un dato di 2022-23 per la concessione contributo e un paio d'anni dopo per la chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, ci sarà qualche comune che finirà prima, qualche comune che finirà dopo. La strada è ancora lunga, ma è percorribile, insomma, in 7 anni, snocciolo altri dati Esposito, oltre il 20% della ricostruzione post-sismica può dirsi conclusa, visto che sono state riparate 4.126 abitazioni inagibili su 23.240. Nei comuni fuori crateri, invece, i cantieri sono stati riconsegnati in 1.165 abitazioni su 3.008. Una grande opera costata finora 1,4 miliardi di euro e che per essere conclusa ha bisogno di altri 3 miliardi. Noi abbiamo diversi indici, diversi report. Guardiamo se un comune ammette la capacità, diciamo, di impegnare la spesa rispetto a quanto gli è stato dato, perché in passato c'era una preassegnazione, oggi si va al puro tiraggio, e poi la capacità ovviamente a valle di aprire i cantieri. Sicuramente rispetto a 2 anni fa il numero di comuni che hanno cominciato a marciare velocemente è maggiore, continuiamo a avere delle aree di criticità nel teramano e sparsi un po' in Valle Aterno o in Valle Subequana. Ma ha senso ricostruire interamente questi paesi anche se comunque tra 10 anni chissà se saranno popolati, visto la popolazione invecchia e soprattutto non ci sono condizioni di lavoro economiche per consentire un reinsediamento dei giovani? Beh, questa domanda fatta a me che cerco di mandarla avanti, è chiaro che io in questo sono sempre molto ottimista, spingo molto le amministrazioni ad accelerare il processo perché c'è il rischio dello spopolamento di fronte a una certezza dei tempi. Però